Oggi videotecnico, vi spiego cos'è la Deep Inspection e come viene utilizzata per analizzare il traffico crittografato sui firewall moderni. E infine vedremo un'applicazione pratica sul firewall FortiGate. Come vi ho detto nel mio video precedente riguardo all'HTTPS, in questo tipo di protocollo il traffico viene crittografato end-to-end e risulta illeggibile durante il transito attraverso gli apparati di rete. Si stima che attualmente il 65% del traffico che passa in rete sia crittografato e si pensa che entro la fine del 2020 almeno l'80% di tutto il traffico sarà crittografato. Il firewall vede passare i pacchetti, ma non riesce ad analizzare il loro contenuto. Se per esempio il vostro PC viene infettato da un virus e questo si collega a un CNC per avere i comandi, magari scaricare altri virus, questo tipo di traffico non viene più controllato. La soluzione prende il nome di Deep Inspection. In pratica il firewall agisce come un man in the middle. Vediamo come. Il client invia un pacchetto di richiesta HTTPS al sito che vuole scaricare. Il primo a ricevere il pacchetto è il FortiGate che inoltra il pacchetto al web server. Il web server risponde negoziando il collegamento HTTPS col FortiGate. A questo punto il FortiGate e il web server si sono scambiati i certificati e hanno instaurato il collegamento protetto. Ora il FortiGate vede il pacchetto scompattato e ha la pagina restituita dal web server in chiaro. Adesso con il proprio certificato di Certification Authority crea un nuovo certificato dove nel common name mette il nome del sito, l'URL del sito visitato, e nella CA che genera il certificato mette il proprio certificato di Certification Authority. A questo punto verrà creato un tunnel fra voi, il vostro client, e il FortiGate. Il lucchetto nel browser sarà chiuso e verde perché effettivamente voi avete instaurato una connessione SSL HTTPS crittografata con il sito, in questo caso il FortiGate, che però vi risponde con un certificato valido dove il CN è valido, la CA è valida e quindi tutto ok. So già che qualcuno che ha capito il meccanismo dirà: ok, non può funzionare, sicuramente avrò degli errori. Ma attendete un attimo e arriverò a spiegarvi come funziona. A questo punto il traffico può fluire. Voi inviate le richieste al web server, le richieste arrivano al FortiGate, il FortiGate decrittografa il pacchetto, lo analizza, verifica se c'è un contenuto malevolo, poi lo ricrittografa e lo invia al web server. Il web server risponde, il pacchetto arriva al FortiGate che lo decrittografa, lo analizza e poi lo ricrittografa e ve lo invia. È un classico attacco man in the middle, proprio quello che il protocollo HTTPS vuole impedire. E allora come fa a funzionare? C'è un buco nel protocollo? No. Infatti, se qualcuno avrà provato ad abilitare la Deep Inspection in un firewall, avrà notato che non funziona. Ricevete subito un errore dal browser che vi dice che il certificato non è valido. Questo perché i client hanno uno store dove sono memorizzati i certificati delle Certification Authority riconosciute. Queste Certification Authority sono gestite di solito dal sistema operativo stesso. Quindi i certificati sono già precaricati nel vostro store di DCA e al massimo possono venire aggiornate con degli aggiornamenti del sistema operativo. In questo caso il certificato utilizzato dal FortiGate per generare il certificato inviato non è valido perché il FortiGate non è una CA riconosciuta. Quello che quindi dovete fare è scaricare il certificato DCA dal vostro FortiGate e installarlo sul vostro PC in modo che a questo punto riesca a riconoscere come validi i certificati generati dal FortiGate. Una volta fatta questa operazione vedrete che il vostro browser e il vostro PC si fiderà di quello che gli invia il FortiGate e vedrete tranquillamente i lucchetti chiusi e i certificati accettati. Vediamo adesso una configurazione pratica fatta su una FortiGate VM.
Ok, questa è la FortiGate VM. Ve la metto a schermo intero, così la vedete meglio. Se aprite il menu Security Profile e andate su SSL SSH Inspection, trovate la parte di analisi Deep Inspection. Selezionate il profilo Custom Deep Inspection. Qui verificate che sia abilitato Multiple Client Connecting to Multiple Server, Full SSL Inspection, Untrusted Certificates Allow, Inspect All Ports. Questa parte qui riguarda i siti che non devono essere controllati con la Deep Inspection, perché alcuni siti hanno problemi, dipende dal tipo di controllo che fa il sito sul certificato stesso. Io di solito abilito anche la Deep Scan dell'SSH e Allow Invalid Certificates con Log SSL Anomalies, così se succede qualche cosa, vi arriva un certificato non valido, lo trovate nei log. A questo punto qui dovete assolutamente scaricare il certificato della Certification Authority e poi potete andare su Policy and Object, Policy, trovate la policy con la quale navigate normalmente. Molto probabilmente è selezionato Certificate Inspection e questo tipo di inspection controlla solo il certificato, non analizza il traffico, ma verifica se per esempio che se vi state collegando a www.facebook.com il certificato del sito che risponda sia veramente www.facebook.com e sulla base di quello agisce di conseguenza. Selezionate Custom Deep Inspection, ok, e a questo punto aprite una finestra nuova e provate a navigare su un sito HTTPS. Come vedete vi dà un errore perché la Certification Authority non è valida. Proviamo Google, stesso errore. Come si risolve? Andando a installare il certificato. Per installare il certificato cliccate sul certificato scaricato e poi cliccate su Installa certificato. Qui dovete selezionare l'archivio specificando autorità di certificazione radici attendibili. Date ok, avanti, fine, e a questo punto avete il certificato. Chiudete il browser, riaprite il browser e provate ad andare sul sito che prima dava errore. Vedete che adesso si chiude la connessione HTTPS, stessa cosa per Google, e il traffico in questo caso verrà analizzato dal vostro FortiGate. Abbiamo visto quindi come abilitare la Deep Inspection nel firewall FortiGate e al giorno d'oggi non si può più prescindere dalla sua abilitazione, perché la maggior parte dei siti che vengono visitati sono visitati attraverso il protocollo HTTPS. Quanto vi ho detto tuttavia risulta abbastanza semplice da realizzare se viene fatto in ambito casalingo o in un'azienda con al massimo 10-15 PC, perché dovrete passare ogni singolo client per installare il certificato. Inoltre, se viene utilizzato il browser Firefox, quest'ultimo utilizza un proprio store di certificati, quindi dovrete installare il certificato di CA non solo nel sistema operativo, ma anche nello store di Firefox. Quindi capite che se l'azienda ha una certa dimensione, questo sistema non è praticabile. Vi vengono in aiuto le GPO. Si può fare il deploy del certificato attraverso GPO e esiste un modo per farlo anche, sempre attraverso GPO, sul browser Firefox. Se volete sapere come si fa, chiedetemelo nei commenti e se ci sarà un certo numero di richieste, farò un video apposta. Con questo è tutto, ricordate il like al video, di condividerlo se pensate possa essere utile a qualcuno. Vi ricordo di cliccare su iscrivi qui sotto e poi sulla campanellina per ricevere notifiche quando farò nuovi video. Per oggi è tutto, ciao!